Vale, iniziamo subito. Come sempre, apriamo la puntata con l'oroscopo musicale curato dall'amica Silvia Pagni. Bentornati a tutti all'oroscopo musicale. Oggi è il compleanno, pensate, di un compositore italiano, compositore di opere e di operette. A Napoli nel 1857 nasceva Ruggero Leoncavallo. Il padre Vincenzo lavorava come magistrato regio, il che comportò numerosi trasferimenti familiari in varie località del sud Italia. Successivamente la famiglia si trasferì anche a Eboli, Cava dei Tirreni e poi a Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza, dove il padre fu pretore. Lì Ruggero trascorse gli anni della sua spensierata fanciullezza, ricca di giochi e di esperienze. Ruggero Leoncavallo iniziò ad avvicinarsi agli studi della musica grazie al suo maestro Sebastiano Ricci su una spinetta. Durante la sua infanzia, oltre alle belle giornate di spensieratezza, Ruggero Leoncavallo visse una drammatica storia quando la sera del 4 marzo 1865 assistette all'omicidio del suo accompagnatore Gaetano Scavello, domestico di casa. Il giovane Gaetano Scavelli fu ferito a morte dai fratelli d'Alessandro all'uscita del convento domenicano, dove si erano recati per assistere a una rappresentazione teatrale. Torniamo adesso al grande Leoncavallo, che inizia a studiare pianoforte presso il Conservatorio di Napoli. Successivamente si spostò a Bologna e qui conobbe il grande Richard Wagner. Leoncavallo era un grande ammiratore anche del poeta Giovanni Pascoli. Terminato il periodo bolognese, Leoncavallo tornò a Potenza per il servizio di leva. E terminato il servizio di leva, Leoncavallo inizia a scrivere. Inizia a scrivere la sua opera, la prima parte, I Pagliacci. Visitò per un breve periodo l'Egitto e poi si trasferì a Parigi, dove rimase per 6 anni a partire dal 1882. A Parigi lavorò come insegnante di canto e conobbe varie personalità dell'epoca, tra cui Sybil Sanderson, che studiò con lui, Alexandre Dumas e Victor Maurel. Conobbe inoltre Berthe Rabaud, che era una allieva, ma diventò ben presto sua sposa. Nel 1889 da Parigi si trasferì a Milano e qui continuò e finì di scrivere la sua opera, sia musica che testi, del I Pagliacci. E nel 1891 la presentò, pensate, alla Casa Ricordi, che qui loro non furono convinti. Poi Edoardo Sonsogno acquistò i diritti dell'intera opera. L'opera I Pagliacci fu rappresentata per la prima volta il 21 maggio del 1892 al Teatro Dal Verme di Milano, sotto la direzione di Arturo Toscanini, e riscosse un successo immediato ed è l'unica creazione di Leoncavallo che non sia mai uscita dal grande repertorio lirico. La sua aria più celebre, Vesti la giubba, fu registrata da Enrico Caruso e fu il primo disco al mondo, pensate, a toccare il 1 milione di copie vendute. Dopo un periodo giovanile ricco di viaggi, verso la fine del XIX secolo, Leoncavallo approdò a Brissago, in Svizzera, dove nel 1903 affidò all'architetto Bernasconi il compito di costruirgli Villa Miriam, una villa che fu punto d'incontro per direttori di teatro, scrittori, cantanti ed editori di primo piano. I suoi concittadini svizzeri nel 1904 gli concessero la cittadinanza onoraria. A Villa Miriam il maestro visse fino al 1916, dove purtroppo la villa fu venduta per ristrettezze finanziarie.
Ci fu un'altra romanza molto famosa ancora oggi, scritta per Enrico Caruso, che non possiamo dimenticare. Il brano è Mattinata. Pensate, durante la registrazione di Enrico Caruso fu proprio Leoncavallo a suonare il pianoforte durante l'incisione avvenuta negli studi di Gramophone Company l'8 aprile 1904. L'attività di Leoncavallo fu prolifica, ma il grande successo dei Pagliacci non venne più replicata. Il grande maestro morì a Montecatini Terme nel 1919. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Vi aspetto domani. Ciao da me, Silvia Pagni, e buon di pomeriggio.